Diamo il benvenuto e ci scusiamo per il ritardo a Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Lei lo considera il concordato un condono in tutto e per tutto, ma ci spiega veramente, siamo in chiusura, abbiamo un minuto di tempo. Ci spiega perché, avvocato? Ma perché tutti i condoni sono una fregatura per le persone oneste, punto. Che altro posso spiegare? Io farei, vedete che fra poco aumenterà pure il biglietto dell'autobus, perché tutti i poveracci che pigliano l'autobus invece di €1, €1,50 pagheranno €3, cioè non c'è nessuna logica, non si colpiscono le evasioni, le grandi evasioni, si sanno benissimo quelli che evadono il fisco, si conoscono le imprese che evadono anche legalmente, ci sono le imprese che attraverso i collegamenti con l'estero evadono legalmente. Allora si muova un governo, non so se questo lo voglia fare o non lo vuole fare, se non lo vuole fare che dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare governo. Si muove in questa direzione, vada a capire e a colpire quelle che sono le grandi sacche di evasioni che sono enormi, e lì ha voglia di trovare soldi, non c'è bisogno di fare il concordato per punire gli onesti e premiare i disonesti e quindi fare un danno ai cittadini. C'è possibilità di far soldi, perché poi la scusa è sempre quella, se abbiamo bisogno di soldi. La coperta corta è sempre quello il problema, la coperta corta. Appunto. Allora, questa è la nostra sigla, caro Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Quindi io la devo salutare, ma mi riprometto di riascoltarla al più presto. Ci fermiamo qui.